I vini dell'Etna e il fascino al territorio vulcanico sono al centro dei lavori del 24esimo Enosimposio dell'Asso Enologi Sicilia, che si svolge nei pressi Taormina a Sant'Alessio Sicolo presso l'Hotel Capo dei Greci. Grande attenzione per questo territorio e per la sua viticoltura in crescendo. Si affronteranno tematiche legate alla viticoltura, al vigneto, alla cantina e alle tecniche di commercializzazione. Il tutto per arricchire la classe degli enologi, questi grandi uomini che hanno fatto grande il vino siciliano e che lo stanno esportando in tutto il mondo sotto il blend Sicilia. Ma adesso vediamo da vicino come si articolano i lavori e ascoltando i veri artefici di questo convegno. Assessore Di Bandiera, siamo qui per parlare di viticoltura. Dove va la nostra viticoltura siciliana oggi? Beh, per me è certamente doveroso essere presente al 24esimo simposio di Asso Enologi. È un'occasione importante che ho voluto cogliere per portare avanti un momento di confronto e di raccordo su quelle che sono le politiche che abbiamo già messo in campo e quelle che, appunto, per rispondere alla sua domanda, vogliamo mettere in campo. Intanto partiamo dalle azioni che abbiamo fatto di tutela sui prodotti in entrata in Sicilia, ma soprattutto quella battaglia della quale la Sicilia è stata capofila, soprattutto nei confronti del Veneto, che pensa che si possa continuare a prendere i diritti di impianto in Sicilia e portarseli in Veneto, in altre regioni, fra virgolette, più ricche per fare prosecchi o chissà quant'altro. Quindi intanto meccanismi di tutela, e poi siamo già in campo con il nostro bando, peraltro che scade proprio il 13 luglio, che è quello della ristrutturazione dei vigneti, dove abbiamo messo in campo una posta economica importante, 30 milioni di euro, e quindi contiamo di finanziare pressoché la quasi totalità delle richieste che riceveremo. E accanto a questo abbiamo già annunciato che nel prossimo autunno, subito dopo l'estate, andremo avanti col bando per la ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento delle cantine. Quindi politiche attente per un settore che per noi rappresenta un settore importantissimo, strategico per tutta l'agricoltura siciliana, ancora ben chiaro in mente e sotto dei pensieri, ma anche ricordo perfettamente ciò che il successo che abbiamo avuto in occasione dell'ultimo Vinitaly, dove la Sicilia ha ritenuto di presentare un pacchetto che non era soltanto agricoltura o soltanto enologia in senso stretto, ma era agricoltura, turismo e cultura. Siamo andati tre assessori, abbiamo presentato una mostra di anfore antiche, un successo internazionale per il padiglione Sicilia, e devo dire gli operatori con i quali ho avuto modo di parlare singolarmente ad uno, perché ho avuto il piacere e il dovere di girare tutti gli stand, hanno segnalato e manifestato la loro grande soddisfazione per per la vicenda Vinitaly e per quello che era il business legato a quel momento. Quindi un'idea di sviluppo di questo settore c'è concreta. Sappiamo che partiamo come agricoltura comunque da una crisi strutturale in Sicilia che è pluridecennale, ma che stiamo affrontando in alcuni modi: uno attraverso la tutela dei nostri prodotti, due attraverso una iniezione di liquidità. Non posso non ricordare come siamo fra le prime regioni italiane in fatto di PSR speso, di questo ho avuto un'attestazione fino a due giorni fa a Bruxelles da parte di rappresentanti autorevoli dell'Unione Europea. E quindi tutela, iniezione di liquidità e politiche di settore attente che guardino prioritariamente allo sviluppo, e queste politiche non c'è dubbio che vanno concertate con gli operatori del settore, e oggi sono ben lieto di poterlo fare con gli enologi siciliani. Siamo qui alle pendici dell'Etna per parlare di questo meraviglioso territorio, ma per parlare però di brand Sicilia, che penso ormai quando si parla di vino si parla di Sicilia nel mondo. Ma principalmente di parlare di enologia, di parlare di enologo, perché questa è la base dove si fondono poi tutto il resto. L'enologo è il protagonista della filiera vitivinicola. E il compito dell'enologo è quello di studiare assieme all'imprenditore o alle nostre cantine che ci supportano il territorio, di fare il vino, di comunicarlo nel mondo intero, e da lì la sua storia e la nostra cultura. Il vino gira intorno all'industria turistica, gira intorno alla cucina, all'enogastronomia. Il vino è un qualcosa che unisce tutte, è un qualcosa che porta il nome della Sicilia in giro per il mondo. Ora cerchiamo e speriamo che siamo supportate da persone, e vuol dire la politica, che ci protegga e ci guida e ci tuteli in tutto e per tutto in questo settore. Assessore, oggi lei ha parlato di bloccare questa emorragia dei vitigni, dei diritti di impianto che vengono spostati verso il nord Italia, ma sarebbe anche caso anche di regolarizzare un po' la compravendita delle uve. L'agricoltore in Sicilia è all'ultimo stadio arrivato, c'è un incremento di vendita del vino, ma purtroppo l'agricoltore finale non ne percepisce quasi nulla. Assolutamente sì, fa parte proprio di quelle politiche di tutela di cui le parlavo. È chiaro che in una strategia di medio e lungo periodo dobbiamo riuscire, attraverso la giusta promozione, attraverso l'utilizzo
utilizzo corretto dei fondi europei, attraverso i nostri importanti marchi, dobbiamo riuscire a creare valore aggiunto attorno alle nostre produzioni. Non possiamo essere e non siamo più un'agricoltura che si limitava o che si limita soltanto alla mera produzione di materia prima, ma dobbiamo lavorare attraverso, da un lato, le trasformazioni agroalimentari, quindi in questo caso tutti i processi legati all'enologia, da un lato attraverso l'affermazione dei nostri marchi di straordinaria qualità. Nonostante tutto, la Sicilia vive un momento importante, il brand Made in Sicily è gettonato e richiesto in tutto il mondo, quindi sicuramente questa è la strada da perseguire attraverso un'aggregazione dei produttori, una valorizzazione dei prodotti che deve portare necessariamente ad un incremento dei prezzi all'agricoltore. È stato lanciato un grido d'allarme che i giovani disertano l'agricoltura, disertano gli studi, per esempio negli istituti tecnici agrari. Ecco perché il giovane in Sicilia si allontana dall'agricoltura, mentre nel resto d'Italia l'agricoltura sta diventando sempre più importante? Beh, indubbiamente paghiamo delle difficoltà di ordine strutturale, di ordine sociale, non ultimo di ordine economico, e probabilmente in Sicilia sono ancora debbono essere effettuate delle scelte strategiche di indirizzo complessivo, cioè dove deve andare il comparto. Noi parliamo, dobbiamo dirlo, quando parliamo del comparto viticolo, parliamo di un comparto che fino a pochi anni fa rivestiva 100.000 ettari, era il 30% della viticoltura nazionale. Quando tante volte si sente parlare di Australia, l'Australia è 110.000 ettari, quindi parliamo veramente di una realtà molto impegnativa. Purtroppo la superficie si sta riducendo, ma voglio dire che quindi ci sono delle grandi difficoltà. Allora, se non si individuano delle linee di indirizzo chiare, diversificate, in grado di valorizzare tutte le potenzialità che un territorio ha e di valorizzare la segmentazione che caratterizza il comparto produttivo, difficilmente riusciremo a risolvere e a mantenere i livelli occupazionali di superficie che attualmente abbiamo. La DOC Sicilia ha incrementato il brand Sicilia, un brand che fa da ombrello, che sotto l'immagine del vino si proietta l'agroalimentare intero. Assolutamente sì, io non faccio altro che dire, ribadisco spesse volte che noi comunque attraverso i nostri prodotti veicoliamo il nostro territorio e allo stesso modo attraverso il territorio veicoliamo i nostri prodotti. E sicuramente l'operazione della DOC Sicilia è un'operazione intelligente che si è affermata in maniera forte, abbiamo numeri legati alle certificazioni che crescono in maniera esponenziale, sono segnali inequivocabile di un comparto che è vivo, che è forte e che può e deve affermarsi. Ecco, l'esperienza di cui parlava lei di Verona, unire insieme agricoltura, cultura e turismo, questo trinomio sarà il futuro della Sicilia? Assolutamente sì, su questo mi lasci dire come orgoglio come siamo stati antesignani anche rispetto al governo nazionale, dove in maniera opportuna poi il neo ministro dell'agricoltura ha voluto anche la delega del turismo, perché non siamo più slegati, non siamo più, dicevo, produzione basta, ma dobbiamo cucire quelle che sono le peculiarità e le potenzialità dei territori, e in questo la Sicilia, per peculiarità e per potenzialità, credo che sia la prima al mondo e di questo dobbiamo approfittare. Il vino è il settore trainante dell'economia siciliana, il vino rappresenta ormai un brand che attorno al vino si cresce come territorio e come altri prodotti. L'Asso Enologi, che rappresenta l'Enologi in Sicilia, come interagisce con gli altri settori? Noi abbiamo creato delle collaborazioni a partire dalle istituzioni, dalle scuole che formano il nostro futuro, i nostri ragazzi, i nostri figli, fino ad arrivare con la politica, con l'industria turistica, sia che la cucina, l'enogastronomia. Stiamo cercando di chiudere il cerchio, di fare più comparto, di fare più squadra per andare avanti e portare il nome della Sicilia avanti. Alla luce della tua grande esperienza, quali sono le differenze che dividono l'Italia vitivinicola? Beh, le differenze sono tante, non è così semplice sintetizzarle. Certamente vi è una funzione di clima molto importante, una funzione di luminosità, il sole al nord, al centro, al sud si comporta in modo diverso sulla foglia della pianta, una questione viticola, di vitigni, di tipologie e una questione pedologica, cioè di terreni, di origine dei terreni, che possono essere di mille tipologie diverse e ogni zona ha le sue peculiarità. L'aspetto antropologico, l'apporto dell'uomo, delle mentalità diverse hanno sempre differenziato questi due mondi, un nord più progredito sotto l'aspetto vitivinicolo, un sud che arranca per quanto riguarda il produttore d'uva. Io penso che la principale
prerogativa è stata quella delle influenze francesi che hanno cambiato le mentalità dei viticoltori. Mi spiego meglio, la viticoltura in Italia, a differenza della Francia, è nata sul popolo, sul contadino che faceva dell'uva e poi del vino la sua fonte di alimentazione principale, o vendendo l'uva o addirittura vinificando e poi bevendo il vino. Quindi è stata sempre una viticoltura piccolina, in mano a piccole aziende, dove la selezione negli anni veniva portata avanti dal contadino stesso, cercando il vitigno più produttivo, l'uva più interessante da vendere e così via. In Francia invece il concetto era sotto dei grandi produttori viticoli che avevano delle visioni già del mercato, che producevano per vendere le bottiglie. Questa rivoluzione italiana poi, che ha portato la viticoltura a diventare viticoltura di imbottigliamento, è avvenuta negli anni 70-80, non così lontana, molto recente, ed è arrivata con l'influenza prima piemontese, quando sotto casa Savoia gli interscambi con la Francia erano più importanti, poi pian pianino scendendo in Toscana, in Veneto e venendo giù fino al fondo. Oggi anche qui in Sicilia si sta cambiando, l'Etna ne è un esempio, moltissimi piccoli produttori oggi imbottigliano e vogliono vendere l'uva, essere protagonisti del mercato. L'ammasso invece dell'uva in mano a viticoltori che devono venderla durante la fase della vendemmia crea disagio, perché i prezzi si abbassano, vi sono molte speculazioni e quindi viene difficile coltivare il vigneto se non si arriva alla trasformazione in bottiglia. Il vino dell'Etna è della provincia di Catania, una nuova pubblicazione redatta da Salvatore D'Agostino, un nome, un volto noto nell'agricoltura italiana per i tuoi trascorsi nella pubblica amministrazione. Oggi ti vediamo autore di un libro e anche editore allo stesso tempo. Ecco, cosa rappresenta questa viticoltura dell'Etna? E allora, siamo qua a Taormina per presentare questo libro. Sicuramente la vitivinicoltura dell'Etna è ormai praticamente, diciamo, una delle parti più interessanti della produzione vitivinicola regionale, anche perché dietro c'è il vulcano che tira. In questo libro io ho voluto fare praticamente dare un'immagine, va bene, abbiamo qua il vulcano e poi tutto intorno rosso la lava che praticamente, diciamo, è una forza della natura che condiziona, va bene, le lavorazioni, le scelte, la politica agronomica dei quattro versanti dell'Etna. Teniamo presente una cosa, che l'Etna, va bene, rappresenta il 90% della produzione della provincia di Catania, è una produzione praticamente in aumento ogni anno, va bene, i vini in bottiglia dell'Etna spuntano i prezzi più cari probabilmente che abbiamo in Sicilia, in qualche caso raggiungono anche i 100 euro a bottiglia. Quindi una produzione estremamente interessante, una produzione che sicuramente avrà sempre più pregi, va bene, e che chiaramente bisogna in un certo senso regolare. Perché? Perché il problema grosso dell'Etna è il problema del nanismo delle aziende. Il 13% delle aziende produce meno di 5.000 bottiglie l'anno. Quindi questo discorso è un discorso, diciamo, che va preso nella giusta considerazione, anche se ormai ci sono gruppi, diciamo, che hanno produzioni notevolmente più elevate, però, diciamo, consideriamo ancora i vini dell'Etna come vini di nicchia. Tra le prime battute di questo convegno abbiamo notato un po' di campanilismo, un po' di orgoglio del territorio da parte degli enologi, ma non è meglio fare una Sicilia unita del vino? Ma fuori d'ogni dubbio. Guarda, secondo me la pecca dell'Italia, non solo della Sicilia, è che siamo dei bravi solisti e non un'orchestra. Un'orchestra suona sempre meglio e dà sempre più note, più una sinfonia melodica rispetto a un solista. Quindi è giusto, siamo d'accordo. Io rappresento un'organizzazione che è abbastanza compatta, difatti si vede dalla presenza che c'è una platea molto ricca e spero tanto che di giorno in giorno tutti lavoriamo per la compattezza delle nostre aziende in primis e poi di tutti i vari settori e collaborazione.
La globalizzazione è un pregio o un difetto della viticoltura oggi? Nella viticoltura è un difetto in questo senso, che se noi andiamo verso una viticoltura globalizzata e andiamo tutti a produrre le stesse varietà o gli stessi tipologie di vino, noi ne usciamo fortemente perdenti, perché il territorio italiano è un territorio viticolo con alti costi di gestione. Se combattiamo contro gli Stati Uniti, il Cile o l'Argentina o l'Australia, ne usciamo con le ossa rotte. Noi siamo lo stato dei mille vitigni, dei mille vini, delle mille tipologie, dove da contrada a contrada il vino può dare sensazioni e emozioni diverse. Siamo passati in Sicilia dall'esperienza gloriosa dei Woodhouse e Florio, poi a un periodo del nulla e poi a una rinascita, un nuovo rinascimento. Sì, l'esperienza della zona di Marsala ha proprio evocato questo, cioè la zona di Marsala già a metà 800, fine 800, riusciva a vendere il prodotto al consumatore, per cui prima Woodhouse, poi Ingham, infine i Florio hanno messo in piedi un sistema di produzione e di imbottigliamento in anni dove ancora non si pensava neanche di arrivare a ciò. Oggi, dopo la rinascita siciliana degli anni 90, del 1990 e così via, dove è stata tutta la Sicilia a essere rimessa in gioco, e la nascita di tantissimi grandi produttori che oggi sono grandi aziende, L'ultima spiaggia è stata adesso l'Etna, che ha vissuto allori nel primo e nel secondo dopoguerra, quando commercializzava sfusi per altre regioni, e oggi finalmente con la messa in bottiglia di prodotti molto caratteristici. Professor Di Lorenzo, da coordinatore al corso di laurea in enologia, ecco, la figura dell'enologo oggi cosa rappresenta? Sì, l'Università di Palermo, così come tante università italiane, sono impegnati nel formare tecnici enologi preparati in grado di capire l'innovazione, di realizzarla e di trasferirla nei diversi ambienti in cui lavorano. La figura dell'enologo in termini di formazione è una figura peraltro codificata dall'Organizzazione Internazionale della Vita e del Vino, e il corso di laurea attivato all'Università di Palermo presso la sede di Marsala logicamente si adegua e risponde a questi standard richiesti a livello internazionale. Tra l'altro noi partecipiamo a un consorzio insieme all'Università di Torino, Foggia, Milano e Sassari per una laurea magistrale che fa parte di un consorzio europeo insieme ai più importanti paesi produttori e anche paesi dove si fa da sempre formazione nel comparto vitivinicolo. Tutto questo nella consapevolezza che un comparto così importante dal punto di vista sociale e economico ha bisogno di tecnici assolutamente preparati. Il comparto vitivinicolo sta vivendo alcune sfide: la sostenibilità, il cambiamento climatico, obiettivi enologici diversificati, e questi obiettivi si raggiungono certamente grazie alla presenza di tecnici formati dall'università, quindi con formazione universitaria e con una conoscenza e preparazione. È fondamentale in questo percorso formativo la collaborazione col mondo operativo. Noi nel nostro progetto di formazione abbiamo diversi momenti di contatto col mondo operativo, tirocini applicativi, seminari professionalizzanti, attività di campo di ricerca e di sperimentazione, in modo da dare ai futuri enologi anche già durante gli studi universitari un contatto reale col mondo del lavoro. Si registra in giovane una voglia di evadere, a scappare dalla Sicilia per studiare, andare all'estero o anche in altre prestigiose università, ma è competitiva una laurea conseguita in enologia in Sicilia? Assolutamente sì, io ho un osservatorio privilegiato perché insegno a Torino e mi confronto con allievi che vengono da diverse sedi italiane e anche straniere in alcuni casi, e posso dire che i nostri laureati hanno una buona formazione in grado di confrontarsi e di competere. Tra l'altro alcuni di questi allievi che proseguono il corso con la laurea magistrale poi vanno a studiare, fanno un secondo anno in altre sedi consorziate nazionali ed europee, e anche lì abbiamo ottimi riscontri.
incontri, quindi il corso di laurea in viticoltura e enologia dell'Università di Palermo con sede in Marsala è indubbiamente un corso che riscuote un ottimo successo, è un corso a numero programmato proprio nella visione di formare in laboratorio anche gli allievi, di dare la possibilità di frequentare laboratori, ed è un corso anche riconosciuto a livello nazionale, non solo europeo, per il tipo di livello di formazione che riesce a dare. Come vedi il futuro dell'enologia siciliana? Ma io lo vedo bene perché c'è stato intanto una grossa equilibratura tra produzione e consumo, si è passati dagli 8 milioni di ettolitri di 20 anni fa ai 4 milioni di ettolitri, vi è stato un grosso risveglio della piccola imprenditoria che produce vino, si deve soltanto fare attenzione a proteggere un po' di più quella che è la viticoltura, cioè qui sta succedendo che il viticoltore si sta perdendo perché il prezzo dell'uva non è remunerativo, anche gli stessi industriali del vino siciliani dovrebbero fare una riflessione e pagare qualcosa di in più l'uva in modo da non far morire di fame il contadino. Stamattina l'assessore diceva stiamo lavorando per impedire lo spostamento dei diritti di impianto, ma per impedire lo spostamento dei diritti non bisogna fare delle leggi, bisogna fare in modo che chi ha il diritto in mano non sia obbligato a venderlo, ma che ci possa campare. Secondo me questa è la cosa fondamentale. Un simposio diviso in due parti, una parte convegnistica e una parte di visite aziendali. Ma questa è una cosa importantissima per noi tecnici, perché abbiamo bisogno di toccare con mano tutto quello che si fa e tutto quello che si dice, e siamo sempre ogni giorno di più consapevoli che le uniche persone che possiamo parlare di vino, di territorio, siamo noi che lo facciamo, ci lavoriamo ogni giorno e lo comunichiamo ogni giorno in tutto il mondo. Quindi è un qualcosa che ci aiuta a crescere. Per chi vive qui nella zona dell'Etna e per chi ha tantissime altre esperienze lungo e in largo della Sicilia, perché la Sicilia è un territorio molto vasto con caratteristiche molto vaste e ogni zona ha la sua caratteristica e i suoi privilegi, le sue caratteristiche, i suoi odori e i suoi profumi che cerchiamo di evidenziare e migliorare e portare sempre a conoscenza di tutti. Siamo alle falde dell'Etna, territorio prettamente pringe la viticoltura, e in questa meravigliosa azienda ce la racconti in numeri? Assolutamente, siamo sul versante est, sulla costa tra Catania e Taormina, quindi nella zona, nella patria dell'Etna Bianco Superiore. L'azienda è composta da 27 ettari, 18 sono a vigneto, produciamo circa 90.000 bottiglie anno, dipende ovviamente dalla produzione. Allo stato attuale esportiamo pochissimo vino in 19 paesi, in 19 mercati. E, insomma, l'obiettivo è quello di produrre del vino che sia veramente rappresentativo, che abbia in sé le caratteristiche del territorio etneo, che sono delle caratteristiche uniche. Quindi la base delle uve per l'Etna Bianco è naturalmente Carricante, quasi il 90%, poi ci sono tutte le varietà del territorio etneo, la Minnella Bianca, il Catarratto Lucido, uve che si chiamano Visparola, tante varietà che abbiamo mantenuto, una variabilità genetica fondamentale per fare dei vini che siano veramente espressione del territorio. Azienda storica che affonda le radici nell'Ottocento, ma che è sempre stata innovativa in tutti i suoi aspetti. Io rappresento la decima generazione, l'azienda ha sempre prodotto vino, ha sempre commercializzato vino fin dal 1700, è sempre stata di proprietà della stessa famiglia, quindi una continuità incredibile, ma il territorio etneo è un territorio che non ha secoli di storia né ha millenni, ha attraversato tante fasi, tanti momenti di grande splendore, altri difficili come quello del secondo dopoguerra. Oggi vive una seconda primavera veramente, veramente stupenda, sono in tanti che si stanno spendendo, stanno comunicando l'Etna, stanno riscoprendo aziende e le vigne tornano a vivere e nascono vini che sono sempre emozionanti. Possiamo dire che siete stati i precursori dell'enoturismo in questa zona? Sicuramente l'enoturismo è, dal mio punto di vista, una delle attività più importanti che si possono svolgere nel territorio. Ospitare
e far assaggiare i vini nel luogo in cui vengono prodotti fa sì che tanti piccoli ambasciatori, tornando a casa, raccontano l'esperienza, e il nome dell'Etna subisce veramente una moltiplicazione. Quindi sì, l'enoturismo è una delle attività che bisogna portare avanti, sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista proprio per creare brand e per rafforzare il brand del nostro vino, del nostro territorio. Ancora azienda, ancora tante varietà enologiche da assaporare, abbiamo qui l'enologo. Le particolarità di questa azienda? Sì, salve a tutti. Allora, questa è l'azienda Ermanno Scarmacca del Murgo. L'azienda è collocata a Santa Venerina, tra Santa Venerina e Zafferana, un'azienda di circa 35 ettari. La produzione è vino dell'Etna, bianco e rosso e spumanti. Un'azienda che è vocata all'enoturismo, avete diverse accoglienze? Sì, visto la posizione, visto che abbiamo in mare l'Etna e vigneti, è collegata in maniera strategica in Adosciata, abbiamo parecchia accoglienza. Siamo sui 18.000 visitatori l'anno fra gruppi e visitatori e persone che soggiornano in agroturismo. L'Etna, per la sua vastità e per le qualità pedografiche, è considerato un continente vitivinicolo. Di questo continente vitivinicolo, quale varietà portate in azienda? Allora, l'Etna è considerata un'isola nell'isola, praticamente ha delle caratteristiche pedoclimatiche diverse di tutta la regione, e anche qua di zona a zona cambia parecchio. Noi abbiamo puntato tantissimo con lo spumante, è stata una delle prime aziende a produrre metodo classico. E poi facciamo i vini dell'Etna, cioè l'Etna bianco, che è il caricante a 60% del Catarratto a 40%, e l'Etna rosso, che è 100% nello Mascalese. Ecco, la crescita di questo territorio, come anche della vostra azienda, a cosa è dovuto? Oggi si parla di Etna come uno dei territori maggiormente apprezzati dai mercati. Allora, secondo me è dovuto un po' al cambiamento del gusto internazionale del bere, perché si è cambiato parecchio nel modo di bere. Sono dei vini che si prestano molto all'invecchiamento, dei vini freschi, acidi, minerali, quelli che qualche anno fa, negli anni 90, era difficile interpretare. Ora sono dei brand abbastanza apprezzati nel territorio. Qual è il messaggio che intende lanciare attraverso questo 24esimo simposio da Senologi? Il messaggio è che il vino è protagonista in tutto e per tutto, non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo avere forza, coraggio, ed è una colonna portante dell'economia siciliana. Quindi forza e buon lavoro. Buon lavoro a voi e complimenti. Grazie a voi.